Ragazzi, adesso mi dico che cosa ne penso di questo tema perché ho già parlato nel mercato e contato sulla Juventus, ma devo riguardare anche a tanti commenti che mi scrivono qua sotto, ok? Perché io non li leggo tutti e faccio finta che loro mi scrivono su questi commenti qua sotto che mi fanno e io li abbanno e se leggo quei commenti offensivi che mi fanno, che mi vanno a fare, io mi blocco uno a uno e non mi faccio più commentare, ok? Parola in ordine, mi raccomando, eh? Quindi se mi scrivete qualcosa di sbagliato, avvisatemi. 1, 2, se vedo quelle cose qua sotto nei commenti offensivi che mi fate dalla mattina alla sera, perché io non mi approvo. Se mi venite a insultare, quindi io mi tolgo i commenti stasera perché non mi faccio commentare più una lettera, manco a non dovete dire, ok? Quindi questo è il punto 2, va bene? Quindi chiuso con questa parentesi e adesso andiamo ad analizzare il tutto. Che se come Milan ha pareggiato una contro un'altra rivale, perché ha vinto anche contro il Real Madrid e ha pareggiato, ha vinto quella contro l'Udinese e ha pareggiato con Cagliari di nuovo sul 3-3 e io da 10 anni ci ho provato ad attaccarmi cari milanisti, ok? E io non ne sono fiero su tutto di questo tema che sto creando, ok? Oltre allo scandalo che è venuto dopo l'Inter Napoli e non ne voglio parlare, ok? Prepariamo la partita in vista, quella contro il Milan a San Siro, ok? Perché è un altro big match dopo la sosta delle nazionali, ok? Quindi abbiamo affrontato le nostre rivali, tipo in Napoli come l'abbiamo fatta e l'Inter così come contro il Lille Lipsia per 4 partite riuscite su un rigore che c'era sul fallo del Lille contro a Conceição perché cade a terra e si vende perché non è simulazione, ok? Lo sto dicendo perché cade prima e poi non è un angelo quello, ok? Che se non finiva lo stesso 1-0 invece del 1-1, invece al contrario, ok? 1-1 è a casa, va bene? Non come avete fatto voi, cari interisti, ok? Che per simulare avete fatto di tutto, pure l'anno scorso, rubando, avete vinto, ok? Quindi questo è. Il motivo è questo. 1, 2, approfondiamo anche della partita, quella che sarà in occasione di Milan-Juve, ok? Quindi mi raccomando. Perché c'è di mezzo anche la Champions Coppa Italia
campionato. Poi è una Supercoppa a gennaio, quando si mangia, e mi metto anche questo. È campionato, ok? Quindi queste sono tutte le partite che facciamo, cari ragazzi miei, ok? Perché io non sto dicendo niente contro, e mai non lo farò, ok? Ma seguendo ancora le squadre andare a suonare anche le partite, allora io non li conto, ok? E così è fatto, perché lo sport è di contatto, poi ha ragione Nesta quando mi ha attaccati, ok? Poi quando mi ha attaccati, e Laurentiis perché non parla dopo delle carte non date a Nino Osimhen, perché non dice che ho fatto là. Quindi questo è punto 3. E questo è quanto. Ora passiamo a noi della Juventus, che per me c'è uno scenario molto incredibile, ok? Poi vediamo che succede in classifica, che stiamo a meno 2 punti dalla prima e meno 1 punto dalla seconda, terza, quarta e quinta. Ok? 1 a 26, 25, 25, 25, 25, 24. Quindi questo è. Si sale, si scende, sale, si sale, si scende. Questo è il motivo di oggi. Ok? Quindi questo è. Si sale e si scende, si sale e si scende. Sempre così è la classifica, ok? Perché conta vincere adesso. Quindi mi raccomando, cara Juventus, smania, ok? Punto 4. Se vogliamo vincere tutte queste partite, perché mancano ancora 5-6. Nel mese di novembre e poi finisce, ma non dal 2024 e iniziamo nel 2025. Questo è, ragazzi, non cambiano mai i punti, ok? Le differenze si contano, però non fa niente che stiamo a meno 7 gol subiti, come in Napoli soprattutto, che abbiamo la migliore difesa d'Europa e ne ha poi pure lo stesso, ok? Quindi questo è. Io non penalizzo i miei giocatori, quei siete voi che avete penalizzato i Napoli domenica, perché non decido questo fatto qua, carinderisti. Quindi questo è. Mi raccomando, è fino alla fine, ma vedremo la no, ok? Se non facciamo come a chiesa e non ne voglio parlare di quello, ok? Quindi mi raccomando, occhio, se vogliamo prendere Anzirkze, Andavid, ok? Quando ho parlato stamattina nel mercato, e bisogna cercare di prendere anche un Sergio Ramos, ovviamente a Kivior, a Skriniar. Quindi questo è. Io faccio i nomi, ok? Nei giocatori. Quindi Milik fuori e metto Arnautovic. Quindi questo è il concetto chiave. Quindi Milik all'Inter e preferisco a Marco Arnautovic nell'attacco della Juventus. Punto. Questo è il mio commento di stasera, ok? Mi raccomando, è sempre fino alla fine. Quindi abbiamo detto tutto.
signora. Fino a passare a mercato e quant'altro. Quindi, iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e lasciate un like e un vostro commento qua sotto. Mi raccomando, e forza Juve. E combattiamo sempre contro tutto e tutti, ok? Perché questi non cambiano mai su questo fatto qua. Loro non cambiano. Quindi la narrazione dice che tutto sport, la Juventus ruba e cioè non è vero, ok? Quindi il 5 dicembre festeggiamo noi, non voi, pagliacci, dal 1908, che siete cretini, cretini, torpito 200.000 vote, si cretini, cretini. Il 5 dicembre festeggiamo noi, non voi, cretini. Ascoltami, cretino, ok? Quindi mi raccomando, cretino, tu rapito 200.000 amuti, cretino, ciao!